nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Sportivi e cittadini di tutto il mondo, pronti, via! Sport e solidarietà si sono unite per la bibicità. Una manifestazione podistica internazionale in contemporanea su percorsi compensati. Abbiamo visto tanta gente anche che arriva da lontano. Sì, è una caratteristica della vivicità, sempre all'insegna di un tema sociale o ambientale. Vivicità è tornata tra i campi profughi palestinesi in Libano. Vivicità è entrata in un carcere coinvolgendo detenuti e agenti di polizia penitenziaria che hanno gareggiato insieme. E migliaia di persone hanno partecipato in questi giorni a Vivicità. Toccate da Vivicità, la gara podistica più lunga del pianeta. È arrivata la primavera e ovviamente con la primavera non potevamo partire diversamente che non con il Vivicità, che è un po' l'evento podistico non solo abruzzese ma un po' di tutto il mondo, che dà proprio il benvenuto a tutte le nostre rondini. Ed oggi saranno diversi gli argomenti che trattiamo in questa trasmissione. Vorrei dire che trattiamo, in realtà che tratterò, perché saluto il mio capitano che anche oggi mi ha lasciato alla conduzione di questo programma, argomenti tutti correlati tra l'altro al Vivicità. Ed è proprio per questo che passo subito a presentarvi i nostri ospiti di oggi. In pole position un nostro giovane, oggi rappresenta una realtà importante del podismo WISP in Abruzzo, At Io Cammino Io Corro. Diamo il benvenuto ad un atleta di At Io Cammino Io Corro, Valerio Tardivo. Sì. Benvenuto caro Valerio, grazie per aver accettato il nostro invito, parleremo di molti argomenti oggi insieme a te. Esatto. Tornano con noi i volontari, i rappresentanti, i dirigenti di ISAV, l'associazione che è partner sociale del Vivicità, che sarà con noi in una maniera molto speciale, che è la passeggiata di 3 km che è stata proprio questa mattina suggellata e deliberata dal Comune di Pescara, e con noi il dottor commercialista, diciamo semplicemente, Maurizio Cotellessa. Grazie Maurizio per essere Buonasera, con noi. Buonasera, grazie a voi dell'invito e sono contento di aver conosciuto un campione come lei. Sono veramente onorato. Lo sono anch'io, perché siamo in questa trasmissione credo un po' tutti campioni di sport, ognuno a suo modo,
E io lo faccio magari un po' di più con le scarpette ai piedi, ognuno lo fa come meglio può, ed in questo hai un altro campione al fianco, perché il tuo, diciamo, il nostro presidente ISAV è Lorenzo D'Andrea, che torna oggi a presentarci altri aspetti, non solo della passeggiata del Vivicittà, ma direi anche di ISAV in generale. Sì, assolutamente sì, grazie Alberico dell'invito. Parleremo quindi sia di Vivicittà che di percorsi formativi. Lorenzo, io ho fatto un'anticipazione, ne avevamo parlato anche la settimana scorsa, ci sarà una passeggiata vera e propria, nel senso proprio pieno del termine, che organizza poi effettivamente ISAV in collaborazione con l'Atletica Wisp Abruzzo e Molise, di 3 chilometri, che in realtà è una piccola grande novità per il Vivicittà. Ce ne vuoi parlare un attimo a partire dal percorso? Sì. È stato organizzato sulla falsariga della passeggiata organizzata nella Maratona d'Annunziana. Sono, come appunto dicevi tu, 3 chilometri. A differenza della passeggiata organizzata a ottobre nella Maratona, è un solo giro. Si parte da Piazza Salotto, si farà tutta via Nicola Fabrizi per poi rientrare nel lungomare, quindi proprio sul mare. Da qui direzione Monte Silvano fino a oltrepassare Piazza Salotto e rientrare in via Regina Elena. Sì, attraverso via Muzzi. Via Muzzi, in via Regina Elena, per ritornare poi a Piazza Salotto. Abbiamo detto è una vera e propria passeggiata, perché si passeggerà, ci saranno i volontari, sì. tutti i volontari di ISAV, ma non è esclusivamente di ISAV, è aperta un po' a tutti. E dicevamo una passeggiata proprio perché c'è anche la possibilità di fare un percorso non competitivo di 6 chilometri, che è un'altra opzione ancora. Direi, Maurizio, quella della passeggiata viene riproposta, come diceva il presidente, sulla falsariga della collaborazione con la Maratona d'Annunziana. Tu l'avevi vissuta e quindi Sì. Penso che sei stato uno dei promotori di questo evento. Non sono stato il promotore, sono stato uno che ha partecipato, sono stato molto bene perché ero circondato da tutti i volontari dell'ISAV e quindi da tanti amici, e sono stato veramente bene, è stata una bella passeggiata. Spero che parteciperanno tutti il 15 di aprile a questa Vivicittà, perché è veramente bello. Abbiamo detto che sei commercialista nonché volontario di ISAV. Io credo che le due cose coincidano in maniera quasi perfetta nel tuo caso. Sì, diciamo che sto dando una mano a Lorenzo. Ci conosciamo da pochi mesi, ma posso dire che vedo in lui mio figlio, perché per le problematiche che ha avuto lui con il padre. Siamo entrati in sintonia subito. Collaboriamo e lui mi dà anche a me una grande mano. Anche... Devo dire che Lorenzo ha questo problema, entra subito in sintonia con le persone, Sì. Riesce proprio a trasmettere energia da tutti i pori. Sì. È una persona vulcanica, diciamo, che fa tantissime cose. Lui in pochissimi mesi, ancora fa un anno l'associazione, posso dire che io partecipo anche in altre associazioni, sia come revisore sia come volontario. Lui ha fatto in questi pochi mesi cose che non hanno fatto altre persone in tanti anni. Ma è un rimprovero o è un complimento? Perché da commercialista sono tutte cose che tu dovrai trattare contabilmente. È un complimento, perché lui organizza tante cose, dà veramente un aiuto ai malati di SLA, anche persone che stanno molto molto male e che vivono da sole e che senza l'aiuto dei volontari, secondo me, a livello psicologico sono distrutte. Devo dire, quando ho conosciuto Lorenzo, io un pizzico di scetticismo lo metto sempre con le persone nuove, e invece mi ha dimostrato con i fatti che le attività che poi vanno a buon fine, vanno veramente a buon fine. E questa è veramente la cosa che ha conquistato me in prima persona, ma un po' tutto il mondo WISP, è riuscito a conquistare, diciamo, ci sono voluti un po' di arrosticini, ma anche il nostro presidentissimo Alberto Carulli, quindi... Posso dire che i soldi che vengono dati, vengono donati, vengono tutti investiti nelle persone malate. Questa è una certezza. Certo. Posso garantisco io, perché vedo ciò che fa e dà veramente una mano non indifferente ai malati di SLA. Benissimo. Veramente. Oggi si è anche cimentato
Valerio Tardivo a dare una mano a Lorenzo nei vari spostamenti, ma tu Valerio direi che devi ancora andare avanti con qualche bel risultato che ci aspettiamo da te. Stai facendo passi da gigante, lo scorso anno nella notturna di Atri hai fatto vedere dei numeri che forse qualcuno non immaginava nemmeno. Sì, che cosa è successo da allora, che cosa stai combinando adesso da atleta? Beh, la notturna è stata la gara per me dell'anno, ho dato tutto quello che avevo per la città, soprattutto perché era una gara in memoria di Claudio, Sara e Cecilia, che erano le vittime di Rigopiano, e ho voluto onorarli con il massimo che potevo dare. Dopo la notturna, purtroppo un piccolo infortunio. Che rientra in quel tutto, sì, che hai dato, sì, in quella gara. Tutto che ho dato nella notturna. Poi fortunatamente ho avuto un incontro con Enzo Melatti, che è il tuo nostro allenatore. Il nostro allenatore, che veramente mi ha riportato a livelli subito alti. Qualche piccolo problema fisico da allora, sì, ma lo so perché ti seguo e ho anche il privilegio di allenarmi con te qualche volta. La macchina sta tornando a punto, probabilmente vedremo anche te al Vivi Città. Sì, sì, è una gara che è una delle gare più importanti a livello abruzzese e nazionale, quindi il Vivi Città ci tengo molto a fare una bella prestazione, è una gara importante per partire però nella stagione. Il Vivi Città è il 15 aprile, ma noi abbiamo alle porte un altro impegno, diciamo, importante e innovativo di Atti Io Cammino Io Corro. Ne vogliamo parlare, lo vuoi presentare? Sì, infatti l'8 aprile ci sarà la prima camminata in concomitanza con la festa patronale di Santa Reparata. Sarà una camminata sia sportiva che culturale. Infatti ci sarà un gruppo di camminatori sportivi con un percorso di circa 9 km. Ecco, lo vediamo appunto in sovrimpressione. Sì, ci sarà la partenza in Piazza Duomo, che è la stessa della notturna di Atri, per poi, a differenza della notturna, si uscirà fuori dal paese e poi si ritornerà nuovamente al centro della città, dove ci sarà un ricco buffet. Vediamo delle montagne frastagliate, e un percorso impegnativo, è su strada e fuori strada. Cosa ci dobbiamo aspettare? Sono i tipici calanchi di Atri, infatti sarà un'occasione per chi non li ha mai visti di poter vedere per la prima volta i calanchi. E ci sarà anche il nostro professore Emilio Marcone, che potrà dare informazioni sicuramente più dettagliate delle mie durante la camminata. Valerio, il professor Melatti oggi rimarrà sbalordito della tua capacità espositiva. Secondo me neanche lui se la sarebbe immaginata. Che ne dici, Maurizio? Giovani che crescono e che veramente riescono a dare un contributo un po' in tutti i modi. Non è vero che siamo tutti dei bambini. Questo ragazzo veramente mi ha fatto una bella impressione. Già da subito, appena sono sceso dalla macchina, è venuto subito ad aiutare. Quindi già da lì si vede che ha una certa sensibilità, una certa empatia, quindi è veramente un ragazzo, un bel ragazzo. Lorenzo, potremmo invitarlo alla formazione che sta per partire in maniera imminente per i volontari di ISAV? Sì, assolutamente sì, è proprio il profilo giusto per fare il volontario con noi, anche perché siamo arrivati, eravamo in macchina. Ho chiesto un aiuto, ma mi è stato subito dato, forse non devo nemmeno chiedere, quindi è la persona giusta per fare il nostro percorso formativo. Abbiamo accennato la settimana scorsa del percorso formativo per volontari ISAV, abbiamo avuto anche qualche richiesta di informazioni, io direi che potremmo un attimo entrare nel dettaglio. Intanto che cosa stiamo vedendo e a chi possiamo rivolgerci? Allora, qui stiamo vedendo un percorso di formazione che noi praticamente facciamo da zero a qualsiasi persona si volesse avvicinare al nostro mondo. Da zero anni? Da zero anni, cioè la prima volta che lo facciamo, perché giustamente... Partite da zero? Partiamo da zero per tutti quelli che vogliono partire da zero. 40 quindi, ore vedo come sì, attività. Questo è un corso di formazione di primo livello di 40 ore e ci tengo a sottolineare che il corso è tenuto dal professor Marco Santilli, che insegna all'Università di Urbino, Trento, Chieti,
Quindi ha una sua associazione che si chiama La Nuova Parola, che cura balbuzie. Quindi stiamo parlando di una persona che per noi lo fa gratuitamente, perché ha sposato il nostro progetto. Soprattutto lui è ormai parte integrante di noi, anche perché Maurizio può confermare che prima di venire qui è passato da Maurizio a salutarlo. Una persona speciale. Una famiglia. Veramente una persona speciale che può dare tanto nel mondo del volontariato. Parlare con lui è emozionante. Una persona sportiva? O è una persona da coinvolgere anche in questo caso? Uno juventino sfegatato, ex calciatore, e il figlio gioca a calcio. Lui dobbiamo coinvolgerlo in qualche attività sportiva, ma vedremo come e quando farlo. Cosa che invece non ci capita per quanto riguarda Maurizio, perché Maurizio, so che sei un uomo a 360 gradi di sport. Ci vuoi raccontare un attimo la tua esperienza, quello che hai fatto e quello che progetti magari di fare? A livello di sport non faccio più nulla, purtroppo, però in passato ho fatto tanto sport, ho fatto un po' tutto. Diciamo. La settimana scorsa abbiamo avuto comunque un olimpionico in studio. Lo conosco. Andrea Silvestroni viene in studio pure lui. Viene carico di energia. Carico di energia, viene là per darmi forza, viene lì e pieno di energia, anzi dobbiamo andare a fare pure una cena la prossima settimana, stiamo organizzando, perché lui è veramente... una persona che dà tanto, aiuta le persone, veramente vedere lui su quella sedia, quello che fa è veramente impressionante. Sono molto felice di averlo conosciuto anche lui. Tra i vari sport che tu hai praticato, uno, c'è il podismo, e due, qual è stato quello che più ti ha, diciamo, il calcio, ti ha appassionato? Il calcio è quello che mi ha appassionato di più, mi è sempre piaciuto il calcio, quindi è lo sport che mi piace e che seguo attualmente, però seguo anche gli altri sport, perché a me mi è sempre piaciuto fare sport. Sciavo, nuotavo, correvo, ho fatto di tutto e di più, giocavo a tennis. Beh, un calciatore che corre sarebbe veramente un particolare importante. Però attualmente la tua attività è quella appunto del commercialista. So che hai lo studio a Pescara. Sì. E eventualmente dove ti possiamo trovare? Io lo studio a Pescara, via Benedetto Croce 206, sono 30 anni, ho aperto nell'88, febbraio 88, adesso ho fatto 30 anni con lo studio e sto insieme al collega Marco Benini, con cui, un grande amico con cui siamo cresciuti insieme, siamo andati a scuola insieme, abbiamo aperto lo studio insieme, devo dire molto soddisfacente, molto bella. Come vedi, caro Valerio, c'è lo sport, ci sono i risultati, le ambizioni, ma c'è anche lo studio. Sì, ma devo dire che anche in questo un pochettino ci sai stupire. Sì, sono... A che punto ci troviamo? Sono al secondo anno di scienze motorie a Chieti e tento di cavarmela bene anche lì. Gli esami vanno abbastanza bene, devo recuperarne qualcuno, soprattutto un esame importante adesso di biologia e... tenterò di dare il massimo anche lì, come lo do negli allenamenti. I nostri telespettatori non lo possono vedere perché dietro le quinte, ma garantisco che il presidente Pallini è molto preoccupato della sua poltrona con questi ragazzi così in gamba, e non sei l'unico, tra l'altro. No. Abbiamo parlato prima della passeggiata, abbiamo dato appuntamento a domenica 8 aprile mattina ad Atri. Vogliamo ricordare un orario? L'appuntamento è alle 8:30, per poi verso circa le 9:15 ci sarà la partenza della camminata. E poi si svolgerà tutto come da protocollo, ma non vi fermate qui, perché prima della blasonata notturna di Atri, che quest'anno è stata confermata nel mese di agosto, ci sarà da divertirsi, perché c'è anche un evento per bambini, tra l'altro un evento che viene confermato, già di grande successo lo scorso anno. Sì, è un evento particolare a cui teniamo molto, perché è un evento che va a promuovere l'attività dei ragazzi, dei bambini, ed è molto... sentita dalla città, perché in concomitanza con questa corsa ci sarà la Tricup, che è l'evento sportivo dell'anno assieme alla notturna della nostra città. Quindi attendiamo molti bambini alla gara. Sarà una staffetta di 10 km e ogni bambino dovrà percorrere un chilometro per la città di Atri.
Benissimo. Lorenzo, sì. Torniamo un attimino al Vivi Città. Iscrizioni aperte, abbiamo detto già l'altra volta che oltre al gadget per quanto riguarda riservato proprio alla passeggiata c'è la possibilità di acquistare una gran bella maglietta per quanto riguarda, diciamo, un contributo ulteriore a ISAV. Sì, assolutamente sì. Noi vi ripeto il programma, il sabato saremo per le ultime iscrizioni dalle 16 alle 20 a Piazza Salotto. Domenica mattina avremo due stand, perché uno si occuperà di consegnare pettorini e pettorine praticamente successivamente anche il pacco gara, mentre nell'altro stand ci saranno i nostri gadget, che sono sia delle magliette che si possono acquistare e quindi, come dicevi tu Alberico, contribuire anche in maniera diversa con l'acquisto di una maglietta o con dei gadget che abbiamo, tipo portachiavi, braccialetti e altre cose di questo tipo. Voglio fare una domanda particolare, non ti vorrei prendere in castagna, però è interessante anche questo discorso. Dicevamo che i fondi vanno per ISAV, ma se noi volessimo dare un rendiconto della mia quota iscrizione per iscrivermi alla passeggiata ISAV, poi concretamente dove andranno a finire? Che cosa ci si farà con questi soldi? Allora, questi soldi... con questo parliamo anche dell'attività vostra vera e propria. Sì, allora, noi abbiamo come obiettivo l'assistenza per questi malati, quindi... Questi soldi vanno a finire o in rimborsi farmaci, o nel pagamento di OS, o infermieri, o massaggiatori, o badanti. Cioè tutto quello che riguarda l'assistenza, che vediamo qui anche sopra il sito, lì vanno a finire tutti i ricavati che noi avremo da tutte le manifestazioni che faremo. Quindi ecco perché. Poi sul sito troverete una cosa più innovativa che noi abbiamo fatto, che oltre a donare ad ISAV in maniera generale, quindi a dare a noi dei soldi per poi appunto pagare questi servizi, lo possiamo fare anche mensilmente, quindi possiamo fare anche con PayPal. Vediamo proprio con PayPal, che una donazione, regista sta scorrendo proprio le modalità. Sì, una donazione mensile ricorrente o da 10 o da 20 euro. Consideriamo che sono comunque piccole cifre per aiutare un malato di SLA. E qui Maurizio, che è a fianco a me, commercialista, volontario nostro, però alla SLA, cioè lui si rende, se vi fate raccontare di quanti soldi mensilmente gli servono a lui, che è una fase ancora tranquilla della malattia, capirete che quei 10-20 euro sono pochi, noi vi ringraziamo sempre, ma c'è tutta un'altra spesa dietro a questa malattia. Certo, devo dire, pensavo di coglierlo in castagna, invece caro Maurizio non ci sono riuscito. È bravo, in gamba... Quello che hai detto è tutto vero, perché gestire un malato di SLA non è semplice. Ci vogliono almeno tre persone, io vi parlo del mio caso, poi ci sono casi peggiori. Io sono molto fortunato, lo dico, perché la mia malattia è stata lenta. Mi ha preso prima le braccia e poi le gambe, adesso non so cosa mi prenderà. Però la mattina ci vogliono due persone per alzarmi, per lavarmi, per vestirmi. Poi mi devono venire a prendere. Gli spostamenti sono difficilissimi perché... le barriere architettoniche che ci sono. Io da casa mia sono 8 mesi che ancora fanno un saliscendi e devo passare da una sedia su un carrello che mi, un cingolato che mi fa fare 5-6 scale. Potremmo quindi, dire che... Devo dire, prendere gli ascensori è difficilissimo. Sì. Non so come fanno gli altri, io vedo le mie difficoltà, ma è difficile perché veramente le barriere architettoniche... sono tante. Potremmo dire che effettivamente un'associazione come ISAV e magari anche altre associazioni che operano in maniera così fattiva sono poi quelle che migliorano la qualità della vita di un malato di SLA. Se non ci fossero loro, io parlo loro come associazione, ma anche lui da tanto, così come i volontari, ma le persone ti devono stare vicino, perché con questa malattia rischi a livello psicologico di stare malissimo. Allora, solo se vivi puoi andare avanti, vivere, avere gli amici, vivere, stanno vicino, allora vai avanti, altrimenti vai in depressione totale. Perché la SLA, ricordiamo, se è vero che aggredisce il fisico, la mente lascia... è perfetta. Perfetta, la e quindi mente anche... funziona benissimo, anche la sensibilità. Ti si mangiano i muscoli, la malattia ti mangia i muscoli, però ho la sensibilità a tutte le parti, quindi... le braccia, anche se i muscoli sono diminuiti, così le gambe, mi sta mangiando le gambe,
la sensibilità c'è sempre. La testa funziona benissimo. Quando ho chiesto a Lorenzo di venire in trasmissione, ma anche di tornare, è proprio perché è bello dare la testimonianza di quello che loro fanno, e siamo d'accordo, ma anche di quello che voi ricevete, oltre al fatto, certo, che come volontari, quello che date, perché un malato di SLA diventa in questo ambito una risorsa importante per l'attività stessa. Sì, è importante che la gente sa come funziona la vita di un malato e come loro intervengono. Certo. Perché l'unico, allora lui lo sa perché ha avuto un padre che è morto di SLA, quindi ha vissuto passo dopo passo, dall'inizio alla fine, ha seguito tutta la malattia. Lui solo può capire ciò che può passare un malato di SLA. Certo, certo. Se non lo passi sulla tua pelle non puoi capire, purtroppo. Valerio, oggi capiamo una lezione, sì, di vita, quanto anche siamo fortunati anche a condividere le esperienze con gli altri e quanto sia bello correre, quindi, certo, effettivamente una passione e un entusiasmo che non si deve mai spegnere, ma che secondo me già guarda in prospettiva alla notturna di Atri 2018. Certo. 2018, quest'anno ci sarà il 18 di agosto 2018, il percorso dovrebbe essere pressoché lo stesso. È un appuntamento annuale che anche quest'anno proverò ad impegnarmi, ad onorare al massimo. 50 punti per quanto riguarda, sì, il circuito Corri l'Abruzzo, quindi una tappa che vedrà ancora più persone. Per chi vuole un punteggio, per chi punta la classifica WISP, è una gara assolutamente da non perdere. E ti dico che nel mese di agosto le classifiche saranno tali che molti guarderanno anche questi 50 punti, ma che poi devo dire, in una realtà come la vostra, che è generosissima, diventa effettivamente quasi un dettaglio. Confermato, sì, anche l'orario della notturna? Sì, l'orario è sempre lo stesso, con la partenza verso le 8 di sera, quindi in notturna piena ad agosto. E attendiamo quanti più atleti si può. Quindi. Quest'anno, tra l'altro, lo ribadiamo, siamo riusciti, sì, a evitare la concomitanza scomoda per tutti. Fortunatamente. Con la scarpinata, sì, farese di Fara San Martino, che si risposta alla domenica, per cui ci aspettiamo, siamo pronti, diciamo, sì, al peggio. Sì, al peggio, quindi. Oltre alla notturna, un altro obiettivo importante di Valerio Tardivo nel 2018. Quest'anno è un anno, diciamo, di transizione, un anno in cui con Coach Enzo ho iniziato l'atletica, quella delle chiodate, quelle delle dire, chiodate, quella vera. Cominciamo ad indossare le chiodate, ad entrare per la prima volta sulla pista, quindi. Bravo. Quest'anno l'obiettivo è migliorare, vedere quali sono i miei limiti e superarli. Benissimo, io voglio solo ricordare un appuntamento che oggi va a confermarsi, o meglio non oggi ma domani, perché è nata la settimana scorsa un'altra chicca del nostro presidente Alberto Carulli, la trasmissione Viva lo Sport, che è fatto da, per e con bambini, che quindi rivivrà questa settimana. Ricordo gli orari: tutti i venerdì alle 20:30, la domenica alle 11:30, il lunedì alle 17:30. Insomma, un mondo WISP che grazie a TV6 è sempre praticamente sui vostri schermi. Io approfitto per salutare i miei ospiti, ringraziarli della loro presenza, ringraziare anche alla regia Maurizio Dagui, ringraziare tutti voi, dare appuntamento ovviamente domenica mattina ad Atri a gustarci questa primizia, ma soprattutto ci sarà anche un buffet, quindi finale, e anche un gadget per chi parteciperà alla camminata. Non riusciamo più a fermarlo, quindi devo per forza chiudere. Ti ringrazio, caro Valerio, ci vediamo mercoledì prossimo, spero insieme al mio capitano Roberto Paoletti. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose, come il coraggio di poter scegliere in libertà.
was your best song ever. It was your best song ever.